Marcello Cesano, ho 31 anni, sono calabrese ma sto giù a Messina in Sicilia. Senti, questa tua esperienza con la nazionale di calcio amputati, cosa significa e qual è l'esempio che date a chi ha magari qualche problema come voi ma non riesce a reagire? Io sono qui con loro da un anno, un anno e mezzo. All'inizio la vedevo una cosa un po' strana, ma una volta che ci stai sul campo è tutt'altra storia, cioè una volta che vai sulle stampelle non c'è codice nemmeno che le stampelle sono. È un'esperienza non bellissima di più, perché comunque ti aiuta a superare tante e tante cose e comunque stare in contatto con compagni che hanno diverse disabilità ti aiuta a relazionare con loro, magari un cambio di idee su come fare, non fare certe cose, ecco. Aiuta tanto. Quanto ti ha aiutato a te personalmente? Tantissimo, anche se io vengo, cioè la mia famiglia è composta dai miei genitori che sono sordomuti, ho una sorellina down, perciò io la disabilità la già la vivevo allora, però non su di me. Aiutavo i miei genitori comunque che sono sordomuti e una sorellina down. Poi è capitata su me e allora lì l'unica cosa che riesco a dirvi è: sono tornato a casa pensando ai miei genitori, appunto, che erano sordomuti, vivendo in un'altra dimensione. Sono tornato col sorriso a rifare le cose che facevo prima, anzi fare pure cose che non ho mai fatto, ecco, andare oltre. Questa giornata nella tua città in qualche modo quanto è importante? Molto, molto, perché intanto... Cosa gli hai fatto vedere ai tuoi compagni? Cosa gli hai raccontato? Di Crotone, di Papanice. Crotone e Papanice che sono una città splendida. Poi Papanice dove sono tutta la mia famiglia, siamo tutti lì tutte le estate. Tutti i miei compagni sono felici, già sera eravamo venuti una prima volta, erano in 5 e sono rimasti contentissimi. Oggi credo che ancora di più, perché comunque non vedevano l'ora di venire di nuovo giù a Crotone, un'altra realtà. Bella. Dal punto di vista tecnico cosa ci è mancato oggi contro la Polonia? La Polonia è avanti. Fisicamente sono fortissimi. Sono avanti, sì, fisicamente. Esistono da più anni di noi, hanno dei campionati interni, è diverso. Noi stiamo cominciando già da ora a fare dei campionati interni, a giocare comunque tutto l'anno. Abbiamo fatto delle squadre già, tranne al sud che ancora non siamo riusciti, solo a Lecce. L'ha fatta il nostro presidente Fabrizio Miccoli e poco a poco riusciremo a fare molto più squadre. Intanto siamo 4-5 squadre, se non erro. Cercheremo di farne 10, 15, 20 squadre e magari sarebbe molto più bello, un campionato più ampio, scelte più ampie, cioè più giocatori ci sono e meglio è. La cosa, il gol più bello che hai fatto, visto che giochi centravanti, ho visto. Allora, io come ti ripeto da un anno e mezzo che sono qui, ho dovuto fare, il titolare qui in nazionale è un po' dura, i mondiali non ho giocato pochissimo, un gol l'ho fatto ora di recente la squadra club del Lecce di Fabrizio Miccoli, l'unico gol in campionato è quello. È bello quando segna, sì, assolutamente. Bello. Poi abbiamo allenamento con i portieri che abbiamo noi, sì, ci divertiamo un po'. Perfetto.